L'amore per la nostra terra, per il mare, per l'ambiente, per promuovere questa regione. Di goliardico c'è ben poco, infatti noi come obiettivi principali sono questi, essere vicino a chi ne ha bisogno, specialmente verso gli ultimi. E infatti tutti i nostri sponsor non fanno altro che dare delle derrate alimentari che poi daremo alle mense per i poveri della città nostra di Catanzaro. Chiaramente questa è l'11ª edizione che faremo sul nostro bellissimo lungomare. Avremo, mi auguro, una presenza sempre più numerosa e quindi giorno 1 a mezzogiorno davanti alla Piadineria Romagnola ci sarà questo tuffo a mare, proprio per fare, mettere in evidenza queste belle cose che abbiamo nella nostra regione, il sole, il mare pulito. E poi quest'anno abbiamo anche la presenza e ci sostengono l'Associazione Calabria Cherema. Abbiamo avuto un incontro un mesetto fa quando è successa la polemica dell'inquinamento a mare e quindi per dimostrare che il nostro mare è lontano da queste cose abbiamo fatto un tuffo a dimostrare che tutto può esserci meno che l'inquinamento nelle nostre acque. Quindi questi siamo noi, questi portiamo avanti, ci auguriamo sempre di più di essere numerosi. Sarà un po' difficile tuffarsi perché la temperatura sarà certamente per quelli più temerari. Certamente va data una lettura oltre che goliardico sportiva anche di coinvolgimento sociale. Ancora una volta va detto grazie a coloro i quali hanno per l'11ª edizione organizzato questa manifestazione. Noi come amministrazione comunale come sempre gli siamo stati vicino, li sosterremo. Saremo lì con loro e ancora una volta Catanzaro Lido e la città di Catanzaro dimostrano di poter essere al pari di tantissime altre città in Europa e nel mondo che con l'anno nuovo, con l'avvento del nuovo anno fanno questo tuffo scaramantico. Coniugheremo ancora una volta quella che è lo sport, il sociale, il solidale e l'ambiente. Una terra meravigliosa per una città che sempre più è agli albori di quella che è la cronaca positiva nella Calabria.